Buonasera a tutti ragazzi, in questo nuovissimo video epico. Siamo in via con due cazzo monopattini, uno più stupido dell'altro e anche più piccolo dell'altro, nel senso di monopattini. Dobbiamo entrare in una specie di manicomio che non diremo il nome, di qualsiasi posto. Ecco, sembriamo Riccardo Dose e Dadda in versione deficienti. Esatto. Esplorazione abbandonata di un posto che non sappiamo dove sia e che cazzo facciano dentro le persone. Vedremo come andrà, se ci ammannetteranno non uscirà mai questo video. Lo pubblicheremo dalla prigione, ci faremo. Probabilmente portare. Questa sarà la parte 2, anche la parte finale. Perché se ci fosse una parte 3 probabilmente ci arrestano subito. La parte dell'arresto. Dopo l'invasione della casetta, l'invasione di un manicomio, credo che una parte 3 non uscirà mai. E poi magari l'audio non si sente neanche. Esatto. Verrà una trasurda. No, non vado, non vado. Lo stiamo aggirando perché entrare da davanti ci vedono subito, vero? Cioè, no cap. Sempre se non c'è l'auto appostata davanti alla sbarra. Effettivamente. Cioè, ti ricordi? Sì, c'era un'auto che abbiamo già incontrato che se ci rivede ci ammazza. E poi gli stavamo passando sotto il naso. Ma lui si è alzato l'ultimo quel. No, no. Aspetta, non posso dire. Taglio. Solo che quell'infame ci ha visto all'ultimo, quindi ci ha fatto niente, ci ha guardato male. Io vado di più. Che stai facendo? Fra il palo! Oh, il palo! Altro che ammanettarci, qua ci schiantiamo. Guardalo che deficiente. Accendi la luce che già non si vede un cazzo. Ci abbiamo uno, due tacchi di batteria, l'altro, tre. Probabilmente non si vede un cazzo, che è l'ISO della GoPro, non so come impostarlo. Quindi l'esposizione magari sarà troppo poca. Ma non so nemmeno come funzioni. A noi piace essere arrestati. Sì. Quanti anni di prigione hai fatto tu? 10, sai. Ah cazzo, sei finito a 5 anni già. Quando sei uscito? Ieri. Ah, ecco dove eri tutto sto tempo. Quindi l'ultimo video che abbiamo fatto insieme eri in prigione. Sì. Però ti sei teletrasportato magicamente nei vigneti. Esatto. Fra, ma sai com'è? Quando danno la libertà vigilata c'è un'altra cosa. E niente, quindi adesso andremo a farcelo mettere nel culo dai poliziotti. Bellissimo. È anche una buona idea per fare esercizio fisico. Minchia, hai smontato il ponte. Sì. Aspetta, guardiamo se c'è il tizio appostato. C'è il tizio appostato con la macchina, ma cazzo. Aspettiamo qua un attimo e vediamo. Ragazzi, ci vediamo quando il tizio se ne sarà andato. Ragazzi, c'è il tizio lì dell'auto che non si vuole levare dalle palle. Probabilmente questa esplorazione non andrà mai a finire. Eccoci di nuovo. Siamo riusciti ad entrare in modo, diciamo, più legale. Esatto. Però abbiamo domandato. Esatto. Se si potesse entrare. E ci hanno detto di sì. Liberamente, basta che stiamo giù dal monopattino e sarà una cosa che faremo soltanto per oggi. Forse. Ok, staremo giù dal monopattino. Però esploreremo questo posto in qualche modo, non lo so. Vedremo cosa ci aspetta qui dentro perché. Speriamo, dai. Aspettative basse. Uscire con una manetta che c'è un tizio lì. Andrei subito a sinistra. Abbiamo già un paio di persone che forse ci stanno inseguendo e abbiamo una paura boia, vecchio. Qua ci ammanettano tutti. Dimmi che non ci sta seguendo. No. Dove sta andando qua? Eh? Ok, se n'è andato via, perfetto. Adesso tagliamo subito a sinistra per vedere. Ma dove passiamo? Da sinistra. Adesso tagliamo in mezzo agli alberi. Dimmi dritti di là. Sì, zio. Sì, è vero. Mamma lunga. Sì. Sta peccando, sì. Sì,
Ok. No, perché magari ogni tanto la lascio spenta sta roba. Da dove passiamo, ragazzi? Cazzi. Andiamo a farci mangiare dagli alberi. Gli alberi assassini ci sono qui dentro. Andiamo a destra. Eravamo andati tipo lì. Sì, l'altra volta siamo stati lì. Andiamo a destra e vediamo cosa troviamo qua. Dici che devo alzare un po' l'inquadratura? No, va bene così. Non è bruttissimo alla fine. Adesso che ci hanno detto che si può entrare liberamente. Noi credevamo fosse proprietà privata. Eh? Boh, ma io avevo già l'idea che si potesse entrare così liberamente. Però infatti noi ci eravamo andati ma di giorno. Andiamo al parchetto a divertirci. Non dritti. Ti direi. Di là non so se ci sia il parchetto. Siamo andati giù là, ma che cazzo? No, ma noi eravamo andati. Avevamo iniziato dall'altra parte e eravamo arrivati di qua. Io andrei a dare un'occhiata là in fondo. Per capire. Oh, due persone. Dove? Ah, ok, beh, se ne stanno andando. Non lo so. No, beh, tanto ci sono i lampioni. Come prossimo posto abbandonato, che cosa possiamo visitare? Cioè, noi pensiamo avanti. Prima stavo dicendo che non avremmo fatto l'episodio 3, qua siamo già avanti. Stiamo facendo l'episodio 7. E poi c'è stato un divario di tipo un anno tra l'episodio 1 e l'episodio 2, ma va bene. Non sappiamo se sto video avrà l'ISO troppo alto, troppo basso, vabbè. Sì, lo caricheremo lo stesso. Cazzo, si vedeva. Lo caricheremo lo stesso per capire le impostazioni che dovremo mettere la prossima volta. Io ho cercato di essere abbastanza preciso, però ho seguito un piccolo tutorial. Ah, ecco, il parco è in fondo a questa via. In teoria. Dopo che spunta un tipo. Vabbè, se spunta qualcuno. Le hacker. Spunta qualcuno, scappiamo perché a monopattini levati. Manco i levati. Sì, ma in questi casi non c'entra neanche se mi pagano un biliardo. Ho paura più che altro di essere inseguito. Però da uno dietro l'albero. Beh, un pazzo. Tipo sto legno sembra un serpente. Ma guarda che sembrano anche pazzo. Ma credo siano malati mentali. Vero, tipo che ti inseguono. Guarda, oddio. Se mi stai rendendo l'esplorazione una roba piacevolissima, senza timori, una roba veramente che vorrei rifare assolutamente in questo posto. No, a parte. Se volete ragazzi la POV di Andre la prossima volta, cercheremo di fargli mettere la telecamera anche a lui. Però a parte scherzi, tu ce l'hai, no? Giusto? Ok. Le batterie, vabbè, ti dura un botto, mi pare. Sì, dai. C'hai tipo una pettorina, un qualcosa per metterla? Avrei la cosa sul casco. La tua ha tipo due anellini in cui puoi infilare. C'ho il bastone. Ti do il bastone. Figo. Oppure se vuoi c'ho il casco, la metti sul casco. Tu cosa dici? Secondo me non saprei. Vediamo la prossima volta. Però sul casco pesa, sono 150 grammi che pesa, credo. La tua, non lo so quanto pesa. Non credo che il parchetto sia stato da questa parte, sai? Lì c'è tipo quel dinosauro smocco. In che senso dinosauro smocco? Credo che è un dinosauro smocco. Penso anche io a quel panico. Io ti direi che credo sia meglio tornare indietro dopo. Alla palestra. Questa è la palestra, mi sembra. La palestra, ok. Dietro. Questo posto è bruttissimo. Direi. Ok. Così almeno si vede qualcosina in più, ragazzi, perché sennò devo vedere se. Quanta batteria c'ho? 70% della batteria della GoPro, vabbè dai. Non è malissimo. Poi vedremo se tenere questa inquadratura, se metterla più piccolina. Perché abbiamo registrato in Super View. Il giorno è meno spaventoso. Molto meno, direi. Notte non è per niente bello. Credo che dovremmo arrivare in fondo a questa stradina e poi girare a sinistra e cercare il parco. Anche se credo che il parco sia molto più indietro. Perché sto posto è abbastanza grande. Oh porca puttana, ho sbattuto contro la leva e partito il monopattino e mi sono cagato addosso. Che cosa hai fatto? Togliere la luce. Togliere la luce, vecchio. Passiamo silenziosi. Ma che è un vecchio? Fra, io tengo il monopattino acceso per quello. Anche un bambino. C'è un attacco a mezza, che cazzo vuoi fare? No, ti carico il monopattino con il mio telefono. Scappo. La corsa però. In questo video non parleremo troppo perché siamo un po' ansiosi.
un pochettino giusto. Ma qua, magari la prossima volta facciamo un'esplorazione diurna e non notturna. Comunque, guarda, sono arrivato qui. Gente sana, che cervello ma malato allo stesso tempo. E guarda, non volevo entrare nel discorso, ma ormai non voglio informazioni su questo, voluto fare il cazzo di cane così. Io ogni movimento lo considero una persona, quindi pronto a levarsi dai coglioni. Una è lì sotto. Eh? Una è lì adesso, sapete? Dov'è? Entrando. Ah, mi fai un po' di spazio, grazie. Questa idea ce l'avevamo già da un mese, tipo. Sì, più o meno sì. Da prima che io andassi in vacanza. Che quando uscirà questo video saranno passati 2 mesi, probabilmente, però. Se uscirà. Sarà Natale. No, dai, Natale no, metà agosto spero. Anzi, non metà agosto. La prima settimana d'agosto, credo, spero. Non lo so. Ragazzi, almeno metà agosto. Datemi il tempo di editarlo. Ci metto un botto io a editare video. Questo rumore non lo volevo sentire. Vecchio, andiamo di qua, di qua. Vecchio, 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 vecchio. Ah, ok. Io c'ho paura anche se si può girare a piede libero. Ma dici che è meglio se entriamo? Vieni, andiamo in monopattino. Andiamo di qua, sinistra, sinistra. Vai.